San Francesco ci porta al sogno di una chiesa a porte aperte, dove tutti, cristiani e non cristiani, possono trovare accoglienza, pace, comprensione, speranza e luce per la loro camminata. Mi colpisce in modo speciale quel riferimento alla sorella morte. Viviamo in un mondo dove si nascondono tante realtà. Celebriamo oggi San Francesco. Lui ha veramente riparato la Chiesa con la sua vita e la sua testimonianza. Chiediamo la sua intercessione, perché anche noi possiamo collaborare al rinnovamento di questa Chiesa che amiamo e che vogliamo sia per il mondo d'oggi segno vivo e credibile.